La bandiera inglese da questa mattina, grazie al vento, colora e riempie il cielo di Cremona all'aeroporto del Migliaro. Questa mattina infatti sono arrivati 5 aerei dell'aviazione generale pilotati niente di meno che da aviatore del Royal Air Squadron, cioè l'aviazione di Sua Maestà Re Carlo III. Una delegazione di piloti inglesi resterà in città fino a domattina. Per loro un tour al Museo del Violino con tanto di audizione alle 16 e un saluto in comune con l'assessore Luca Burgazzi. Un'emozione per l'Aeroclub del Migliaro. Oggi al Migliaro abbiamo ospiti il Royal Air Squadron, è un'associazione di piloti inglesi, piloti ex militari, ex civili, che con i loro aeroplani visitano il mondo e hanno scelto la nostra regione, l'Italia, la nostra regione, facendo una tappa iniziale a Bresso come scalo aeronautico, il lago di Como e poi il Museo del Violino, il Torrazzo e la nostra meravigliosa città. Domani la ripartenza alle 9, ma questa mattina ad attenderli anche il direttore del Museo del Violino, Virginia Villa. È un club molto blasonato a Londra, alcuni componenti della famiglia reale che hanno partecipato alla fondazione di questa realtà sin dalla Prima Guerra Mondiale ed è molto seguito a livello internazionale, per cui è una vetrina anche per Cremona molto importante.